Innanzitutto ringrazio di nuovo voi che vi siete collegati via Zoom e se siamo anche in diretta su Facebook e YouTube, ringrazio anche a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta. Ringrazio Sandro in regia che è lì che sta cercando di fare il possibile per mandarci anche online e il relatore, il dottor Davide Cenadelli, che ha accolto con entusiasmo il nostro invito a questa prima serata. Come vi dicevo, l'audio vostro è disabilitato, se volete partecipare, questo è un live e vi invitiamo a partecipare, scrivete in chat, noi siamo più persone che la leggiamo e quindi cercheremo di dare la parola a tutti compatibilmente con i tempi che ci siamo posti. Vi anticipo già una cosa che vi diremo anche alla fine, il prossimo appuntamento di Spazio per Tutti sarà venerdì 18 dicembre. Sempre alle 21, comunque seguiteci su tutti i canali social che conoscete, che pubblicheremo la nuova puntata, il nuovo argomento. Io non ho nient'altro da dire, non leverei altro tempo alla serata perché il relatore ha un sacco di cose da raccontarci. Lascio la parola a Luigi Pizzimenti dell'Associazione Polaris che ci introduce degnamente il relatore e lo aiuterà. Con un planetario virtuale a raccontarci le meraviglie del cielo autunnale invernale. Luigi, a te la parola. Grazie, allora grazie per la linea, grazie a tutti voi che state partecipando, che siete veramente numerosi e diamo il benvenuto, come accennato, all'ospite con cui vogliamo iniziare questa serie di incontri, questa rassegna. Ci fa veramente piacere avere come ospite appunto Davide Cenadelli, che è ricercatore presso l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che si trova appunto in Val d'Aosta, nella zona di San Barthélemy. Davide è un notissimo divulgatore, molto conosciuto perché tiene incontri presso l'Osservatorio, anche docente nella scuola estiva di astronomia che si tiene presso l'Osservatorio di San Barthélemy. Quindi diciamo che è la persona più indicata per accompagnarci nell'illustrazione del cielo della fine dell'autunno e dell'inizio dell'inverno, e quindi siamo contenti veramente di averlo. Quindi, Davide, buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie Luigi, grazie a tutti voi. Mi fa molto piacere essere qui stasera in contatto con voi, con tanti amici genovesi e non solo, appunto, che ho con grande piacere l'occasione di vedere, purtroppo a monitor adesso, insomma, sperando prossimamente di tornare a vedersi anche di persona, insomma, appena sarà possibile. Quindi sono molto contento di essere qua stasera. Prima di passare definitivamente la parola a Davide, desidero fare un ringraziamento particolare a tante persone che ci hanno sostenuto e ci hanno aiutato appunto nell'organizzazione e anche nel fare pubblicità a questa serata, oltre ovviamente le due associazioni, il gruppo Astrofili Savonese e l'associazione Polaris che hanno organizzato. Abbiamo l'associazione Astronomiamo che ci ha aiutato a diffondere presso i suoi soci l'informazione di questi incontri con parole estremamente gentili e quindi li ringraziamo per questo. Abbiamo parlato di San Barthélemy, sappiamo che ci sono anche dalla Valle d'Aosta collegati diversi soci dell'Associazione Per Amor del Cielo, che appunto ha la sede a San Barthélemy, e abbiamo una cosa che ci fa molto piacere: molti ragazzi che stanno seguendo il progetto di alternanza scuola-lavoro con il liceo scientifico Cassini di Genova. E in questo momento il nostro progetto ha un po' più difficoltà per il fatto che non ci si può incontrare, però riusciamo a avere il loro sostegno e a dare una mano, riuscire a fare qualcosa insieme a loro. Quindi effettivamente questa sera abbiamo un grande pubblico che ci segue. Per Solo una illustrare. cosa, scusa se ti interrompo Luigi e Davide, dicono che il microfono ce l'hai un po' basso, quindi se riesci a alzare il volume o avvicinarlo leggermente, grazie.
avvicinarmi un po', vediamo, così va un po' meglio. Magari provo a parlare anche io più forte, va bene? Ok, ottimo, grazie. Va bene. Allora, il vero conduttore della serata sarà Davide, che ci accompagnerà nell'esplorazione del cielo. Io gli farò da supporto tecnico con un planetario virtuale usando il programma Stellarium, che è un programma freeware che si può scaricare liberamente da internet, che simula l'aspetto del cielo nelle diverse stagioni, nelle diverse ore della notte. Quindi in questa maniera io do il supporto tecnico, ma la vera star di questa sera è Davide, quindi se avete poi domande, curiosità o volete approfondire qualche cosa, scrivete nella chat la vostra domanda e noi gliela gireremo. Quindi a questo punto, Davide, lascio a te l'onere di guidare la serata per tutti noi. Grazie mille. Allora, intanto grazie, le star, diciamo, sono soprattutto quelle che vediamo in cielo naturalmente, e oggi parleremo del cielo autunnale e invernale, visto che siamo a cavallo tra due stagioni, giustamente, e comincio subito col dire che la cosa mi fa particolarmente piacere, visto che l'autunno è la mia stagione preferita e l'inverno la seconda stagione preferita, quindi sono particolarmente contento di questo. Del fatto che ci avviamo ai giorni più corti dell'anno, che chiaramente cosa che amo particolarmente, a differenza, diciamo, della maggior parte degli esseri umani che preferiscono le lunghe giornate di giugno, e quindi ovviamente il cielo è sempre bello, ma particolarmente si può dire che io ami questa stagione e il cielo relativo. Nel parlare del cielo, naturalmente, si può parlare da vari punti di vista e cercherò di mettere dentro un pochino di conoscenza scientifica, ma anche un po' di storia, di mitologia, visto che il cielo chiaramente ha visto susseguirsi da sempre lo sguardo curioso dell'uomo, delle persone, e quindi ci saranno un po' entrambi gli aspetti. Tra l'altro, colgo anche l'occasione per dire, se mi permettete, subito giusto all'inizio, una piccola autopromozione, che in questo momento le scienze stanno pubblicando una collana di libri. La collana si chiama Le frontiere del cosmo, e in febbraio, io sto scrivendo adesso un libro di questa serie che uscirà in febbraio, che riguarda proprio l'osservazione del cielo, dall'antichità fino a oggi, si ritroveranno anche alcune delle cose di cui parleremo stasera, così ve lo dico, nel caso magari qualcuno ritenesse di volerlo acquistare, uscirà insieme alle Scienze e a Repubblica in febbraio. Diciamo, la serie è già in corso, ma questo volume è previsto per febbraio. Allora, io comincerei a parlare del cielo autunnale, naturalmente. Allora, iniziamo e lo proiettiamo a tutti quanti. Benissimo. È il cielo che si vede di sera, quindi a quest'ora, e vediamo un pochino, se guardassimo, cosa potremmo vedere. Il cielo invernale, che vedremo dopo, ci colpirà perché sfolgora di stelle luminosissime. Quello autunnale è un pochino più discreto, diciamo, le costellazioni autunnali sono meno ricche di stelle brillanti, però sono ricchissime di storia e di oggetti interessanti. Io comincerei proprio con una storia, perché c'è una storia, un mito, di origine, un antico mito greco, che raggruppa ben sei costellazioni visibili meglio d'autunno. Diciamo, due di queste in realtà sono circumpolari, si possono vedere anche nelle altre stagioni, ma questo mito è uno dei più rappresentativi fra tutti quelli che vediamo in cielo. Peraltro, noto brevemente, prima di cominciare a raccontarlo, che la maggior parte, 48 delle 88 costellazioni che usiamo oggi, sono di origine antica e raccontano miti greci, anche se alcune i greci le hanno prese anche da culture precedenti e risalgono all'epoca sumera o addirittura anche prima. Quindi c'è un po' potpurri culturale in cielo, ma la mitologia greca la fa da padrona, perché la nostra cultura, ovviamente astronomica e non, deriva da quella tradizione culturale. Allora, cominciamo a presentare qualche personaggio. Il mito lo potremmo chiamare il mito di Andromeda, perché è un po' la protagonista di questo mito, e la costellazione di Andromeda è proprio una costellazione tipica di questo periodo dell'anno. E ora,
la vediamo appunto in cielo. Ringrazio molto Luigi che appunto fa questo preziosissimo supporto. E Andromeda, secondo questo mito, era una principessa. Nelle storie spesso si parla di personaggi illustri, re, regine, principi e principesse, anche questa storia non fa eccezione. La nostra Andromeda è principessa perché è figlia di un re e di una regina, naturalmente. La vedete qua raffigurata tra le stelle, anche incatenata, e tra poco capiremo perché, e i suoi genitori sono la regina Cassiopea e il re Cefeo, e ci sono anche loro, sono rappresentati anche loro tra le costellazioni, ovviamente vicini, tutta la famiglia, per così dire, riunita in cielo, e secondo il mito sono re, regina e principessa d'Etiopia, quindi africani, e la regina Cassiopea, che è un po' come tutte le regine delle favole, no? Se pensiamo alle favole e alle leggende, le regine non sono tipicamente persone molto umili, tranquille e discrete, tendenzialmente sono piuttosto vanitose e combinano qualche guaio. E anche nella nostra storia avviene proprio questo. Cassiopea si racconta che un giorno, la vedete addirittura rappresentata in cielo mentre si specchia, perché evidentemente era un po' vanitosa, e un giorno disse di essere più bella delle Nereidi, ninfe del mare, o secondo un'altra versione del mito disse che sua figlia Andromeda era più bella delle Nereidi, ninfe del mare. E ovviamente le Nereidi, che erano delle fanciulle bellissime, si arrabbiarono parecchio dopo aver saputo questa cosa e chiesero a Poseidone, il dio del mare, di punire Andromeda e Cassiopea. Allora Poseidone che cosa fa? Essendo il dio del mare, decide di mandare un mostro marino a devastare le coste del regno di Cassiopea e Cefeo. Questo mostro marino, c'è anche lui in cielo, è rappresentato da una costellazione molto grande, proprio visibile in questo momento, insomma, verso sud, ma non molto appariscente perché è povera, non contiene stelle brillanti, ed è la costellazione della balena. Balena naturalmente a noi ricorda un animale simpatico e pacifico, un cetaceo, ma in realtà questa identificazione non va presa così alla lettera. Raffigura il mostro, un vero e proprio mostro marino, che poi diciamo è stato identificato in maniera un po' simbolica con la balena, ma pensiamo proprio a balena come un grande animale pauroso che vive nel mare, più che appunto come oggi intendiamo zoologicamente questo animale. Allora questo mostro arriva, devasta le coste del regno, secondo alcune interpretazioni non le devasta direttamente, ma scuotendo il suo corpo enorme in mare, provoca delle gigantesche onde che travolgono i paesi costieri, forse una spiegazione mitologica che è rimasta dalla notte dei tempi di qualche antico tsunami di cui non abbiamo memoria storica, avvenuto in tempi molto antichi, comunque sia arriva a devastare il regno. Allora Cassiopea e Cefeo non sanno cosa fare, che cosa fanno i personaggi di un mito greco quando non sanno cosa fare? Si rivolgono a un oracolo, l'oracolo di Apollo, cioè un uomo che si suppone sia in grado di interpretare il volere degli dèi. E l'oracolo di Apollo dice che una soluzione c'è, però è una soluzione terribile. Dovranno sacrificare la loro figlia Andromeda al mostro. Cioè Andromeda dovrà essere legata a uno scoglio perché il mostro possa arrivare, la prenderà, la divorerà e se ne andrà via. Addirittura si racconta in questo mito che Andromeda si offre volontaria per farsi, non cerca neanche di scappare, per salvare il suo popolo, si fa incatenare allo scoglio e infatti arriva il mostro. Però per fortuna insieme al mostro arriva anche Perseo. Perseo era figurato anche lui, quindi finora siamo ben a quattro costellazioni, Andromeda, Cefeo, Cassiopea e il mostro marino, la balena. Però c'è anche la quinta e poi ne vedremo anche una sesta che è Perseo, che è lì vicino ad Andromeda. Perseo viene raffigurato come vestito da eroe, perché era proprio un personaggio che andava di avventura eroica da una alla successiva, ed era raffigurato con in mano la testa della Medusa, perché lui arrivava proprio da questo, da un precedente avventura in cui aveva tagliato la testa alla Medusa. La Medusa è un personaggio interessante in sé, perché è una fanciulla bellissima che fu trasformata da Atena, dalla dea Atena, in un mostro, con i serpenti al posto dei capelli e capace di pietrificare con lo sguardo. Quindi guardare la Medusa, diciamo incrociare lo sguardo con la Medusa, voleva dire essere pietrificati, trasformati in pietra, e Perseo si introduce nel tempio, nel labirinto, insomma, in cui è chiusa la Medusa, e senza mai guardarla in faccia, ma guardandone solo l'immagine riflessa nello scudo che si dice avesse lucidato proprio per l'occasione, avvicinandosi per così dire di spalle alla Medusa, le taglia la testa e la mette in un sacco, perché è anche tagliata, è in grado di pietrificare, e il racconto dice anche che dal collo mozzato della Medusa e dal sangue che ne esce Pegaso, il cavallo alato,
rappresentato in cielo anche lui. E Pegaso rappresentava per i greci, simboleggiava la poesia, era il simbolo della poesia. E questo animale, diciamo, così bello, così leggiadro come possiamo immaginarlo, lo vediamo, è proprio, c'è un grande quadrato di stelle in cielo che lo identifica, più altre stelle più deboli che identificano le zampe anteriori, la testa e la parte posteriore non c'è, ce n'è solo una parte ed è anche rovesciata, tra l'altro. Comunque sì, a questo punto la storia continua e naturalmente continua con un lieto fine, perché Perseo arriva sul luogo, sul litorale dove la nostra Andromeda sta per essere aggredita dal mostro, ma non è molto impaurito perché lui ha un'arma micidiale nel sacco, alla testa della Medusa. Quindi apre il sacco, la estrae, senza guardarla naturalmente, anche Andromeda non la guarda, ma ovviamente il mostro sì, e quindi viene pietrificato. E in questo modo la nostra Andromeda viene salvata. Questo mito, oltre a raggruppare un gran numero di costellazioni tipicamente autunnali, come tutti i miti, non è solo una storiella naturalmente, è una storia che però vuole raccontare qualcosa, ha un significato, anzi ne ha più di uno naturalmente. E qui qualche significato che è interessante, che si può vedere, può riguardare ad esempio la riflessione che i greci fanno tramite questo mito sul significato della colpa e della punizione. Quindi c'è una colpa, Andromeda, Cassiopea che si vanta di essere più bella delle Nereidi, è una colpa insomma non gravissima, diciamo, una vanteria forse un po' eccessiva. La punizione è un mostro marino che devasta il regno e colpisce tutto il popolo. Quindi qui c'è evidentemente una punizione che non è adeguata, la colpa è chiaramente eccessiva e soprattutto ci vanno di mezzo tutti, non solo Cassiopea, non è che lei che viene punita direttamente, ma tutti. Quindi questa è una riflessione anche sul significato di colpa collettiva che è tipico delle culture antiche, molto lontano dal nostro modo invece di ragionare, sbagli, sei tu che devi essere punito e non tutta la comunità di cui fai parte. E addirittura Andromeda si viene sacrificata per salvare tutti, ma lei non ha fatto proprio niente, cioè quindi sbaglia uno, vengono puniti tutti e si sacrifica un altro. Quindi una riflessione anche sul fatto che a volte le cose non vanno magari proprio come dovrebbero, almeno ai tempi dei greci era così. Forse però, e poi passiamo a aspetti più astronomici, la più interessante fra tutti i personaggi di questo mito è la Medusa, probabilmente, questa fanciulla bellissima che riesce a pietrificare con lo sguardo. E il significato potrebbe essere che la bellezza pietrifica. Cioè la bellezza ci lascia di sasso, ci lascia senza parole, non sappiamo cosa dire, ci turba addirittura. E qual è l'unico modo per vincere questa impasse, esprimere la bellezza, secondo i greci, col linguaggio della poesia, perché dalla testa tagliata della Medusa esce Pegaso, che è proprio il simbolo della poesia. E quindi forse questo è il significato molto bello, secondo me, di questo personaggio e anche di Pegaso, appunto, che per il resto sembrerebbe non avere grande ruolo in questo mito, in quanto di fatto si racconta che Perseo saltò in groppa a Pegaso per raggiungere Andromeda, ma la versione forse più vera all'originale è che usò i calzari alati che gli aveva donato il dio Hermes e Pegaso semplicemente uscito dalla testa della Medusa volò in cielo, e così. Questo quindi è il mito proprio autunnale per antonomasia, e una piccola cosa che aggiungo è che ovviamente ci sono anche tante altre costellazioni che non c'entrano, un po' framiste a queste, vediamo i pesci è una costellazione antichissima, la usavano i babilonesi, già era già presente tra le costellazioni babilonesi, ma loro la chiamavano le conte, che poi è cambiata nella mitologia greca, sono diventati pesci, poi c'è l'ariete, quindi costellazioni zodiacali, il triangolo e così via. Una cosa curiosa può essere anche questa, che se vi capita di guardare il cielo con qualcuno, magari di vedere le figure delle costellazioni, si nota come spesso la somiglianza è molto, molto scarsa. Insomma, Andromeda sì, con molta fatica si può cercare di vedere se qualcuno ce la indica la figura di questa fanciulla, per sé o la somiglianza non ce l'ha per nulla e così via. Per cui se capita magari che qualcuno con cui siete si lamenta che le costellazioni rappresentano poco da vicino la figura, oltre a rispondere ovviamente che la rappresentazione è simbolica, avete a disposizione un'arma, la costellazione del triangolo, perché a quel punto fate vedere le tre stelle della costellazione del triangolo, dite, vedete questo triangolo di stelle, questa è la costellazione del triangolo, quindi questa somiglia per definizione al nome che porta, ed è una delle poche in effetti che fa questo. Nel cielo primaverile il contraltare è la costellazione della corona boreale, una delle poche che somiglia un po' e che uno tiene sempre lì, diciamo, per parare eventuali critiche di questo tipo. Poi naturalmente... Scusa, se ti interrompo, il triangolo è abbastanza facile appunto da individuare, mette anche un po' in confusione i neofiti quando gli si fa
cercare qualche triangolo. Per loro, ogni volta che ci sono tre stelle, vedono un triangolo, quindi ci vuole comunque un minimo di familiarità per riconoscerla, diciamo. D'altronde è anche vero che non è che abbiano loro torto e noi ragione, insomma uno teoricamente può vedere quello che vuole. Le costellazioni poi sono state codificate per una volta per tutte, giustamente anche poi per evitare che ognuno inventasse le sue, ma come dice Luigi, è la cosa più naturale del mondo. Dopo un po' che si osserva il cielo, cominciare a vedere triangoli, quadrati, allineamenti di vario tipo, ovviamente, e via via figure complesse, come ci arrivano dalla notte dei tempi. Proprio parlando di triangolo, volendo fare un approfondimento astronomico adesso sul cielo autunnale, prima di passare poi a quello invernale, nel triangolo e in Andromeda ci sono due celebri oggetti celesti. Sono in Andromeda, galassia di Andromeda, o M31, Messier 31, e nella costellazione che vediamo, ecco, proprio si vede questo fuso di luce, e nella costellazione del triangolo, la galassia del triangolo, o M33. Qui tra l'altro lo Stellarium la riproduce in maniera veramente molto, molto realistica. Allora, siamo su M31, adesso per non far venire il mal di mare a chi ci sta seguendo, andiamo indietro e ci spostiamo per vedere la galassia del triangolo, che praticamente è quasi in una posizione simmetrica rispetto alla stella Mira, che è ben visibile. Eccola qua, la galassia del triangolo. Allora, diciamo subito questo. Per cominciare, la galassia di Andromeda dista da noi circa 2 milioni e mezzo di anni luce, e la galassia del triangolo 2 milioni e 700 mila anni luce, quindi poco di più. La galassia di Andromeda è visibile a occhio nudo, e questo è il momento dell'anno ideale per vederla, perché è allo zenith all'ora di cena. Ce l'abbiamo a quest'ora o poco prima sopra la testa, e quindi se non c'è la luna, se vogliamo osservarla, scegliamo proprio magari i giorni che vanno da adesso fino verso metà mese, perché poi la luna sarà, diciamo, sarà nuova tra una settimana più o meno, e avremo quindi un paio di settimane di buona visibilità. Guardiamo sopra la nostra testa proprio all'ora di cena, ed è lì, quindi se il cielo è molto buio, non c'è la luna, si vede a occhio nudo, e risulta essere l'oggetto più lontano visibile a occhio nudo, 2 milioni e mezzo di anni luce. Qualcuno dice di aver visto a occhio nudo la galassia del triangolo, che essendo un po' più lontana diventerebbe lei la galassia, l'oggetto più lontano visibile a occhio nudo. Il fatto, io non ci sono mai riuscito, quindi anche se voi ci siete riusciti non ammetterò mai che questo sia avvenuto, e non perché sarei invidioso. Quindi per quanto mi riguarda la galassia di Andromeda è l'oggetto più lontano visibile a occhio nudo. Quella del triangolo sinceramente credo che sia al limite del possibile riuscire a vederla. Quando si parla poi di oggetti di questo tipo, ricordo ovviamente gli astrofili fra di voi lo sanno benissimo, magari c'è anche qualcuno che non è abituato a guardare il cielo, quindi è utile anche osservare che per vedere questi oggetti bisogna usare la visione distolta, cioè bisogna guardare leggermente di fianco, perché quando c'è poca luce il nostro sistema visivo utilizza delle cellule, i bastoncelli, che oltre a vedere in bianco e nero, quindi non permetterci di distinguere i colori, sono più addensati sul bordo del campo visivo che al centro, e quindi guardarla direttamente, anche la galassia di Andromeda è difficile da vedersi, ma se si guarda di fianco con la coda dell'occhio la si vede benissimo. Lasciamo lì la questione se la galassia del triangolo sia o meno visibile a occhio nudo da pochi fortunati, categoria a cui purtroppo io non appartengo, e osserviamo che queste due galassie costituiscono insieme alla nostra una triade di galassie che domina il gruppo locale, cioè la nostra regione di universo. La nostra galassia, che ormai è invalso nell'uso chiamarla Via Lattea, una volta per Via Lattea si intendeva solo la striscia di luce che si vede in cielo, cioè la galassia come ci appare standoci dentro, ma ormai da qualche decennio si usa in maniera, diciamo, anche una volta ritenuta impropria, ma ormai va benissimo, anche come nome proprio della galassia in sé, non solo come noi la vediamo stando al suo interno. La nostra Via Lattea, la galassia di Andromeda e del Triangolo, sono un trittico di galassie, spirali. La nostra Andromeda sono spirali barrate, invece la galassia del Triangolo è una spirale enorme, semplice. E il gruppo locale è un gruppo di una cinquantina, forse anche qualcuno in più, di galassie poste in una regione di universo, la nostra, di circa 10 milioni di anni luce di diametro, e queste tre sono le tre dominanti. Qual è la dominante fra le tre? Dal punto di vista della dimensione, la galassia di Andromeda, che è 220 mila anni luce di diametro circa, la nostra viene dopo.
La nostra galassia ha un diametro classicamente ritenuto di circa 100.000 anni luce, quindi un po' meno della metà di 220.000 di Andromeda, anche se ultimamente, negli ultimi 2 anni, sono uscite queste nuove misure che l'hanno raddoppiata, di fatto è diventata di 200.000 anni luce la nostra galassia, perché nuove misure hanno rivelato, ecco, non dobbiamo pensare che passare da 100-200 mila anni luce perché ci si è accorti improvvisamente che era molto più grande e nessuno ce l'aveva fatto caso prima. Vuol dire semplicemente che delle misure molto precise di densità stellari sul piano della galassia rivelano che fino a un raggio maggiore, doppio rispetto a quanto si pensava, sul piano galattico sono addensate più stelle mediamente di quelle che sono nel disco diffuso nell'alone, quindi è una questione un pochino di come si contano le stelle, questa qua, quindi, però va bene, diciamo che la nostra è leggermente più piccola, ma non di molto. Dal punto di vista della massa, invece, sembra che la nostra sia leggermente maggiore di Andromeda, anche qui però le stime non sono facili, diciamo che sono paragonabili comunque. La galassia del triangolo un po' meno, perché è soli 60.000 anni luce di diametro, ed è la terza, chiaramente. La cosa anche interessante è che la nostra galassia e quella di Andromeda sono in rotta di collisione. In rotta di collisione, ovviamente, data la distanza, non ci vorrà poco perché si scontrino, si pensa che lo scontro avverrà fra circa 3 miliardi di anni, ok? Anche qui c'è chi dice che avverrà, che si prenderanno un po' di striscio, ma probabilmente avverrà. Questo potrebbe far pensare che fosse stata una fortuna, diciamo, nascere adesso sulla Terra e non fra 3 miliardi di anni, ma in realtà, se ci pensiamo, lo scontro tra la nostra galassia e quella di Andromeda sarà uno scontro puramente gravitazionale, non fisico, perché le galassie sono fatte quasi esclusivamente di vuoto. Se voi pensate alla densità di stelle in una galassia, e immaginiamo, per fare un modellino in scala, che il nostro Sole sia un pallone da calcio qui, la stella più vicina sarebbe un pallone da calcio in America. E tutto, in mezzo c'è tutto il vuoto. È vero che anche nelle regioni più centrali delle galassie, come la nostra Andromeda che stiamo vedendo, le stelle sono più addensate, ma non bisogna certo pensare che siano quasi a contatto, non lo sono per niente. Il vuoto domina. Quindi due galassie che si scontrano si attraversano in realtà. I calcoli suggeriscono che quando avverrà lo scontro ci sono 999 probabilità su 1000, cioè quasi certo che non avvenga nemmeno un singolo scontro fra due stelle, fra i 1000 miliardi di stelle della galassia d'Andromeda e i 400 miliardi della nostra. Quindi lo scontro sarà gravitazionale, non possiamo dire uomini perché parliamo di miliardi di anni nel futuro, quello che diventeremo, mettiamo gli uomini tra virgolette, in questo lontanissimo futuro, ognuno vedrà solo un fotogramma di questo film cosmico, cioè fra 1 miliardo di anni la galassia di Andromeda apparirà un po' più grande, fra 2 molto grande, fra 3 così grande che a un certo punto non si capirà più dove finisce la nostra e comincia lei, e ogni essere vivente che vivrà in quell'epoca, diciamo, per tutta la sua vita vedrà che per lui la galassia sarà quella cosa strana fatta da due oggetti che sono parzialmente fusi o poi completamente fusi. Probabilmente ci sarà anche un rimbalzo, la fusione avverrà qualche miliardo d'anni dopo, ma sembra che questo sia il destino. La cosa curiosa è che forse anche la galassia del Triangolo arriverà. Secondo alcuni è già adesso una satellite della galassia di Andromeda, perché sono abbastanza vicine le due. La cosa in realtà è incerta, ma in un'epoca successiva anche la galassia del Triangolo dovrebbe, un po' di incertezza, entrare anche lei in questo gioco di rimbalzi cosmici e fondersi con quello che ci sarà, il risultato della nostra di Andromeda, che con un termine veramente brutto, secondo me, è stata chiamata Milcomeda. Non so se sia il nome ufficiale, Milky Way e Andromeda, veramente brutto. Io continuerò a dire, diciamo, a menzionarle singolarmente. Comunque sia, ecco, il destino forse di tutto il gruppo locale è di formare una supergalassia, che sarà una galassia ellittica supergigante in un futuro che però sarà tra i 5 e i 10 miliardi di anni da adesso. E questo quindi potrebbe essere sicuramente, diciamo, è uno dei temi più belli e più importanti del cielo autunnale. Quindi quando arriverà questa fusione, questo scontro, attraversamento di galassie, diciamo, gli uomini del futuro, per loro non sarà neanche facile capire la forma della loro galassia, di quello che hanno intorno, perché certamente vedranno una grandissima quantità di stelle nel cielo. Certamente, infatti per loro la galassia sarà quello, probabilmente per loro poi sarà complicato capire che altre galassie che vedono esternamente alla nostra,
per quello che diventerà, hanno appunto, sono a loro volta galassie che hanno una storia diversa, che magari non si sono scontrate con altre galassie, certamente per loro semplicemente quello che vedranno sarà la galassia e poi magari con lunghi calcoli capiranno che deriva da due galassie che si sono scontrate. Bisogna anche tenere conto che appunto una ventina d'anni fa è stata comunicata la scoperta che la nostra galassia sembra che ne stia già mangiando una molto più piccola, in realtà la galassia nana del cane maggiore lo vedremo anche tra poco, perché si è notato che nella direzione della costellazione del cane maggiore si notano tante stelle che si muovono tutte nella stessa direzione, come se una piccola galassia si stesse immergendo nella nostra. E se questo fosse vero, lo sta facendo da praticamente 100 milioni di anni, nessuno se ne è accorto prima, nessuno si è mai allarmato di questo scontro galattico, che forse addirittura è già in corso. Anche se secondo alcuni si tratta solo di una regione più popolata di stelle, la cosa è molto dubbia, però effettivamente per questo futuro lontano avremo, per loro sarà quello il loro, diciamo, l'universo che vedranno sarà un po' diverso dal nostro e quella sarà la loro galassia, diciamo. Ora io passerei anche al cielo invernale, però, perché il cielo invernale è ricchissimo di oggetti interessanti. Una piccola annotazione. Questa sera siamo in collegamento, praticamente avendo una regia che va fra la Liguria e la Valle d'Aosta, visto che oggi sono state non una serata adatta per l'osservazione del cielo, per il brutto tempo, quindi abbiamo sentito i primi freddi e quindi siamo proprio pronti a guardare il cielo invernale, perché la serata più che ce lo ricorda molto bene. Certamente, ho visto che anche forse è nevicato anche da voi, no? Non so, magari sul mare no, però nell'entroterra ho visto che è nevicato parecchio. Sì, è nevicato parecchio nell'entroterra, sui monti, quindi è proprio, abbiamo capito che siamo arrivati nella stagione invernale a tutti gli effetti, ufficialmente ci siamo. Benissimo. Quindi ci dedichiamo al cielo della stagione invernale. Ce lo ricorda. Allora, andiamo un attimino a vedere adesso alcune costellazioni invernali, e il cielo invernale è il più spettacolare in assoluto, secondo me. C'è chi ama molto anche il cielo estivo, perché la Via Lattea estiva è più brillante, ma quanto a stelle, a spettacolarità stellare di costellazioni, il cielo invernale non teme rivali, perché vi si trovano la costellazione più spettacolare del cielo, che è la celebre costellazione di Orione, e adesso ci siamo portati, grazie a Luigi, a quello che potremmo vedere, diciamo, intorno a dopo mezzanotte, insomma, intorno più o meno a notte fonda, e ovviamente invece nel pieno inverno poi tutto questo si vedrà in orari un po' più comodi. La costellazione di Orione è facile da riconoscere, 3 stelle messe in fila, la cintura di Orione, e 4 stelle intorno a formare una specie di trapezio, mediamente o molto brillanti. È una delle uniche 2 costellazioni del cielo, l'altra è il Centauro, a contenere 2 stelle più brillanti della prima magnitudine, che sono appunto Betelgeuse, tranne quando fa scherzi e si oscura un po' con le sue polveri, come è successo l'anno scorso, e Rigel, o Rigel, che è la stella in assoluto più brillante della costellazione. Però le stelle di Orione, ma non solo, anche molte altre stelle sparse tutto intorno, sono estremamente più luminose. Questa è una zona ricchissima di stelle brillantissime. Se per esempio andiamo sotto Sirio, più a sud, verso la parte posteriore della costellazione del Cane Maggiore, vediamo delle 3 stelle, un triangolino di stelle, che sono proprio dove c'è scritto, diciamo, eccole qua, le vediamo i nomi, che a me piacciono particolarmente, perché si vedono nel cuore dell'inverno, quindi in una stagione che a me piace moltissimo, e sono molto australi, anche Sirio è una stella australe, ma non troppo, ne riusciamo a vederla, non altissima. Queste stelle sono più australi, non al punto di non vederle, le vediamo basse sull'orizzonte, quindi si vedono per un breve periodo, sono diciamo anche un po' misteriose, e hanno questi nomi meravigliosi, tutti di origine araba, si chiamano Vezen, Adara e Aludra. Queste 3 stelle sono stelle notevolissime, molto più lontane di Sirio e molto più brillanti. La più vicina fra le 3 è Adara. Adara dista circa 430 anni luce, quindi paragoniamola ai 9 anni luce scarsi di Sirio, e quindi è la seconda stella apparentemente più brillante della costellazione del Cane Maggiore, molto meno vista apparentemente, ma in realtà molto di più, perché è molto più lontana. La sua luminosità è stata calcolata circa 39.000 volte quella del Sole, quindi è una stella, è una cosiddetta gigante luminosa,
è una stella di grande massa, una quindicina di masse solari che esplode anche come supernova, diciamo, entro pochi milioni di anni. Vezen è ancora più lontana e più brillante, dista 1600 anni luce ed è 80.000 volte più brillante del Sole. Ed è una tipo di stella, una categoria veramente rara, una supergigante gialla. Le supergigante o sono azzurre o più spesso ancora rosse, ma gialle di rado, perché è una fase, quella di supergigante gialla, che le stelle di grande massa attraversano molto velocemente ed è difficilissimo beccarne una in quella fase. Questa stella quindi è anche particolarmente bella da questo punto di vista, secondo me. Un'altra stella, una gigante luminosa, una supergigante gialla, ce ne sono poche, ma tra le poche c'è anche la stella più famosa di tutto il cielo, la stella polare, e anche lei è forse una gigante, o secondo alcuni una supergigante gialla, ma nettamente meno brillante di Vezen, che, ripeto, è ben 80.000 volte più brillante del Sole. E poi c'è Aludra. Aludra è ancora più lontana, 2.000 anni luce, noto con un po' di incertezza, poco più di 100.000 volte più brillante del Sole. Quindi stiamo capendo che questa zona di cielo è ricchissima di stelle di altissima luminosità e molto lontane. E non solo questa, anche Orione. Infatti se torniamo, ringrazio moltissimo Luigi di tutto l'eccezionale lavoro che sta facendo nel seguire i miei salti di palafrasca astronomici. E, ma qui si va velocissimi con il planetario. Okay. Grazie mille. Ecco, anche nella zona di Orione, le stelle di Orione sono tipicamente tutte lontane e luminosissime, alcune più, alcune meno. Betelgeuse è a circa 600 anni luce, Rigel 860, quasi 900, anche secondo alcune misure in realtà 1100. E Rigel, se prendiamo buona la distanza di 860 anni luce, ha una luminosità che pari nel visibile a 60.000 volte quella del Sole, e però se consideriamo anche l'ultravioletto, perché questa stella calda che lo emette in grande quantità, saliamo a circa 120-150.000 volte quello del Sole, ma il che la renderebbe peraltro a 860 anni luce la stella più brillante entro 1000 anni luce dal sistema solare, intrinsecamente più brillante entro questo limite. Alcune misure però la pongono a 1100 anni luce, che le fa perdere anche un po' il primato perché va oltre 1000 anni luce, ma aumenterebbe la luminosità fino a oltre 200.000 volte quella del Sole. E in ogni caso, poi ci sono le stelle della cintura. Le stelle della cintura di Orione sono a loro volta stelle lontane e brillantissime. Le due esterne, Alnitak e Mintaka, ci sono varie stime, probabilmente intorno a 1000-1200 anni luce, anche se alcune stime le ponevano un po' più vicino, ultimamente si parla più di distanze di questo tipo. E invece Alnilam, che è quella in mezzo, è anche qui varie stime, tra i 1200 e i 2000, diciamo 1500, facciamo una media. 1500 anni luce, una stella che si vede molto bene, non è tra le più brillanti del cielo, ma notevole a occhio nudo, ed è una stella a 27-28.000 Kelvin di temperatura superficiale. Cosa vuol dire? Che la luce che noi vediamo è un decimo dell'energia emessa, i 9 decimi sono nell'ultravioletto. Se calcoliamo la distanza, calcoliamo l'emissione nell'ultravioletto che noi non vediamo, per inciso, se noi vedessimo l'ultravioletto sarebbe una tra le stelle più brillanti del cielo questa, la sua luminosità è stata calcolata tra i 5 e 600.000 volte quella del Sole, secondo alcune stime 825.000 volte. Questa è una stella eccezionale, è una fra le stelle più luminose conosciute. Visibile a occhio nudo, me ne viene in mente solo un'altra che la supera, Zeta Puppis, che è un milione di volte più brillante del Sole, magari non me ne viene in mente qualcuna, ma siamo veramente ai livelli da record. E quindi guardandola, è così bello Orione, culmina proprio nel cuore dell'inverno. Insomma, questa è una zona di cielo meravigliosa, piena di stelle eccezionali, che ovviamente non rispettano i confini tra le costellazioni. Ci sono in Orione, ci sono le Cane Maggiore, un po' tutte le costellazioni vicine hanno alcune stelle di questo tipo, lontane, luminosissime. E non è un caso. La regione di Orione, questa regione della nostra galassia, che si trova nel nostro braccio galattico, che si chiama appunto braccio di Orione, in onore di questa meravigliosa stella, è ricchissimo di nebulose. C'è la celebre nebulosa di Orione, che si trova nella spada di Orione, dove Luigi ci sta indicando, che è solo la parte più famosa,
di un enorme complesso di nebulose, di regioni nebulari. Questa è la parte più brillante perché al suo interno ci sono alcune stelle molto luminose, nate da poco, che la rendono luminosa, con un meccanismo della fluorescenza, cioè dei meccanismi di assorbimento ed emissione della luce a livello atomico abbastanza complicati. E comunque sia, non è solo lei, questa è solo una parte di un'enorme regione nebulare che si estende in questa zona nel nostro braccio galattico, che sia così è naturale. Dove ci sono tante stelle di grandissima luminosità, ci sono zone nebulari, perché queste stelle ultraluminose hanno tempi di vita molto brevi rispetto alle stelle più piccole e meno brillanti come il Sole, tipicamente anche di soli pochi milioni di anni o 10-20 milioni. Betelgeuse, per esempio, la supergigante rossa di Orione, che in realtà non appartiene a questa zona perché è circa la metà della distanza più vicina a noi, ma la potremmo citare come esempio, una stella di grande massa che ha solo 12 milioni di anni, 11 milioni di anni ed è già verso la fine della sua vita. Le stelle di grande massa hanno questo destino perché brillano troppo, emettono una tale, eccezionale luminosità che il loro tempo di vita è più breve. E quindi, quando ne vediamo tante in cielo, sappiamo con certezza che in quella zona di cielo ci sono delle nebulose, perché non fanno mai in tempo ad allontanarsi molto dal luogo da cui sono nate prima di morire esplodendo come supernove. 400 anni luce la nebulosa, e anche queste stelle, vedete, sono più o meno, un po' più, un po' meno, alcune sono nate in queste regioni nebulari, in senso lato più o meno tutte, perché appunto queste regioni nebulari si estendono un po' su tutta questa zona di cielo. Quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che la regione di Orione e anche le regioni circostanti, come abbiamo visto, sono nel nostro braccio galattico, sono la zona più cool del nostro quartiere nella galassia. Il nostro braccio di Orione è il nostro quartiere in questa enorme città stellare che è la galassia, e questo è il posto dove succedono le cose interessanti. Nel nostro quartiere è il posto più interessante in assoluto. Poi ci sono ovviamente anche negli altri bracci di spirali altre regioni interessanti, ma questa è quella appunto che forse ci riguarda più da vicino, per così dire, ed è la caratteristica saliente, a mio parere, del cielo invernale. È la regione, come dici tu, più saliente, anche quella che i principianti o i profani più facilmente riconoscono proprio per queste stelle così luminose che sono molto ben visibili nelle serate limpide, che si vede proprio le stelle che brillano, che sembrano proprio saltare fuori dal cielo, da quanto sono luminose. Anche il cielo invernale è spesso magari più terso, ci sono magari meno foschie, almeno in montagna, magari in pianura è più nebbioso, però da noi, almeno nella nostra regione, tipicamente nel cuore dell'inverno ci sono i cieli più belli, e quindi chiaramente siamo in condizioni ideali per godere di questo spettacolo. Chiederei, Luigi, anche se ci spostiamo un attimo sulla costellazione del Toro, perché l'abbiamo lasciata un po' fuori. Ce la siamo un po' dimenticata, in effetti. Eccola qua. Mentre ti sposti, Luigi, io vi interrompo perché è arrivata una domanda in diretta. La domanda è vero che da recenti studi il braccio di Orione si origina dal braccio del Sagittario? E cosa significa ciò dal punto di vista scientifico? Grazie. Sì, dunque, è vero, il braccio di Orione si pensa che sia un braccio minore della nostra galassia, quindi non uno dei quattro principali. Ce ne sono quattro principali, tra cui quello della carena Sagittario o del Sagittario, e il braccio di Orione si origina da questo e collega è una specie di ponte che collega il braccio del Sagittario con quello di Perseo. Questi che sono due dei quattro bracci principali, quindi infatti è un braccio minore rispetto ad altri. Qualcuno lo chiamava una volta lo sperone di Orione, ma ormai si usa più che altro braccio, ed è quindi assolutamente vero. Diciamo che nella zona di assi in cui siamo noi, quindi c'è questo collegamento col braccio del Sagittario più interno rispetto a noi e quello di Perseo più esterno rispetto a noi. È un resto di supernova che è stato avvistato nel 1054, e poi gli astronomi moderni hanno visto che c'è una nebulosità, è proprio un oggetto che si trova nel braccio di Perseo, cioè questo braccio più esterno del nostro, perché le stelle che noi vediamo in cielo, gli oggetti che vediamo in cielo, per la maggior parte sono del nostro braccio di Orione, ma alcuni sono più lontani, appunto, per esempio, questo è un esempio di un oggetto nel braccio di Perseo, che si trova tra l'altro proprio nella costellazione del Toro. E Perseo è vicina, confina con il Toro come costellazione. Grazie per la domanda.
Ora, guardando il toro, qui non troviamo più... Facciamo vedere appunto... Eccolo qua. Facciamo vedere appunto il toro con Aldebaran, di cui ci dirai magari, e Perseo che è molto vicino. Eccolo lì. E alcuni oggetti appunto nel toro, in Perseo e nell'auriga, sono ammassi, nebulose come questa, tutti a 6-7 mila anni luce, perché sono proprio in quest'altro braccio di spirale più esterno al nostro. E che quindi 6-7 mila anni luce molto più della distanza delle stelle che abbiamo visto prima. In particolare poi nel toro, io ho un debole per la costellazione del toro, secondo me forse il toro e Orione sono le più belle del cielo, perché intanto il toro si comincia a vedere bene quando arriva pieno autunno, e anche si vede ancora meglio d'inverno, ma comincia a sorgere non troppo tardi nel cuore dell'autunno, che è una stagione che io amo, quindi mi ricorda che sta arrivando quel periodo molto bello dell'anno. E poi è spettacolare, perché abbiamo questo muso del toro con la stella Aldebaran o Aldebaran, sono nomi di origine araba. Io sono abituato a dire Aldebaran, ma in nessun modo sono più sicuro, penso che sia più giusto di altri modi, perché appunto sono nomi antichi. Aldebaran appunto è l'occhio del toro ed è una stella bellissima, arancione, rossastra, anche occhio nudo la si vede così, è molto più vicina rispetto ad altre che abbiamo visto prima, di 65 anni luce, ed è una gigante. È una stella che è circa 40 volte più grande del Sole, 45 circa, ed è circa 450 volte più brillante. Ed è una stella notevole, a 65 anni luce, entro la sua distanza e poco più, è la stella più grande e brillante. Quindi se fissassimo non più, come parlando di Rigel, 1000 anni luce, ma una regione più ristretta, entro una settantina di anni luce, e consideriamo questo come la nostra zona, nel quartiere galattico in cui ci troviamo, Aldebaran, entro questa distanza, è la stella più grande e brillante. E quindi è una stella veramente notevole. E poi, chi di voi ama il cielo, guarda le stelle, non so se c'è un vostro nome stellare preferito. I nomi delle stelle sono bellissimi, no? Sono meravigliosi, quindi ne abbiamo visti tanti. Però secondo me Aldebaran è meraviglioso, cioè forse è il nome più bello di tutti in assoluto, e quindi da quando ero ragazzino mi ricordo, quando ho cominciato a guardare il cielo con l'Atlante stellare, le prime sere proprio d'inverno sul balcone a riconoscere il toro e Orione, quando ho visto Aldebaran, questo nome che mi ronzava in testa da tempo, con questa musicalità così veramente secondo me eccezionale, è stato un momento così, diciamo, un'epifania della bellezza. Che non dimenticherò mai. Possiamo chiederlo alle persone che ci stanno seguendo nella chat, scriveteci qual è il nome, se avete il nome preferito di una stella, come nome in sé che vi piace per il suono o perché vi ricorda una stella che particolarmente vi piace. Se ce l'avete, poi vediamo... quali sono, come se fosse un piccolo sondaggio, vediamo quali sono i nomi preferiti. Bella idea, e nel frattempo... Così li vediamo alla fine della chiacchierata. Vedo che già Aldebaran conduce 3-2 su Vega in questo momento. Facciamo una specie di televoto. Pagano, e quindi in questo momento, diciamo, la mia squadra sta vincendo, diciamo così. Però poi forse diciamo che l'hai un po' indirizzati dicendo che era... Ok, poi giustamente facciamo allora questa, ottimo. Ci sono anche le Pleiadi, giustamente, nella costellazione del Toro, questo bellissimo ammasso visibile occhio nudo. Non è il più vicino, le Iadi, un altro gruppettino di stelle che si vedono in cielo vicino al Debane, è più vicino. Le Pleiadi sono a 400-450 anni luce, però è diciamo l'ammasso stellare più famoso del cielo. Queste sette sorelle, secondo la mitologia, figlie di Atlante e Pleione, qui vediamo i nomi, c'è Alcione che è la più brillante, poi abbiamo le altre che sono Maia, Taigeta, Celeno, Elettra, Merope ed Asterpe, e che secondo il mito scappano da Orione, perché anche loro sono protagoniste di un mito in cui subirono sulla Terra la corte indesiderata di Orione, e anche in cielo, a causa della rotazione terrestre, essendo opposte rispetto a Orione un po' più a ovest, sembrano scappare con Orione che corre dietro a queste sette bellissime fanciulle. Questo ammasso, tra l'altro, è interessante perché è un ammasso, oltre ad essere estremamente caratteristico occhio nudo,
è un ammasso che è molto allungato nella sensazione, come dire, radiale, quindi le stelle sembra molto compatto, in realtà è molto lungo, ma noi lo vediamo in una posizione in cui praticamente dal lato minore, in realtà è lungo probabilmente 60-70 anni luce, quindi è effettivamente un ammasso in disfacimento, è meno compatto di come sembri a noi, e noi appunto vediamo questo splendido gruppettino di stelle tutte vicine. Però penso che forse valga la pena dedicare anche, se siete d'accordo, qualche minuto all'evento clou di dicembre, l'evento planetario, no? Che direi di sì, perché ci sarà un po' di attesa, ci sarà qualcuno che si sta preparando per osservarlo. Esatto. Allora, tornando adesso al cielo serale, perché si vede, qui siamo nel cuore della notte, ma dovremmo tornare... Torniamo un po' indietro. Grazie mille. Questo mese di dicembre avverrà un evento davvero notevole sul fronte planetario, e cioè congiunzione fra Giove e Saturno. Eccoli qua, si vedranno, questa congiunzione avverrà a circa 30 gradi dal Sole. Quindi vuol dire che si vedrà nel cielo della sera, ma come vedete tramonteranno presto, insomma tra le 6:30, 7. C'è il tempo di vederli. Se abbiamo un bel orizzonte sgombro, come c'è per esempio al mare, un po' meno qui tra le montagne, ma trovando il posto giusto si riescono a vedere, bisogna vedere comunque per una buona mezz'ora o oretta dopo il tramonto. E proprio il giorno 21, il giorno del solstizio d'inverno, appariranno in congiunzione. Congiunzione vuol dire che saranno particolarmente vicini, e in particolare quest'anno la distanza fra i due sarà di circa un decimo di grado, cioè un quinto della dimensione apparente della luna piena, che vuol dire che chi ha un telescopio li potrà vedere tutti e due nel campo dell'oculare, come ci sta mostrando questa bellissima simulazione. Cosa che non è scontata, perché le congiunzioni tra i due pianeti spesso avvengono a un mezzo grado, un grado, due gradi di distanza, quindi sì, sono vicini in cielo, ma se li voglio osservare col telescopio, punto uno, poi punto l'altro. E così invece si vedranno insieme. Questa congiunzione fra Giove e Saturno in generale è relativamente poco frequente, perché avviene ogni 20 anni circa, quindi la prossima fra altri 20 anni. Ma questa in particolare è la più vicina dal 1623. Quindi era quasi 400 anni che non ce n'era una così vicina, ma quella del 1623 accade a 13 gradi dal Sole, quindi probabilmente non lo osservò nessuno. Nessuno la vide perché era troppo vicina al Sole. Per vederne una più vicina e anche ben visibile bisogna risalire al 1226. Quindi diciamo che una configurazione così spettacolare tra Giove e Saturno, che chi ha un telescopio lo sa, sono i due pianeti più belli da vedere al telescopio, e questa è un'occasione unica di vederli insieme, ok? Addirittura alla minore da molto prima che esistesse il telescopio, no? Dal XIII secolo. Questa configurazione, tra l'altro, è all'origine anche di... è stata, diciamo, pensato che possa essere all'origine una congiunzione tra Giove e Saturno del famoso racconto della stella di Natale. Quindi, se sei d'accordo, Luigi, io magari dedicherei qualche minuto adesso in conclusione, non so... Ah, sì, diciamo che... Possiamo, visto che ci avviciniamo a Natale, abbiamo citato appunto questa congiunzione che ci sarà il 21, pochi giorni prima di Natale, possiamo magari fare un breve cenno su qualcosa che hai... Natalizio. Allora, è noto il racconto della stella di Natale, no? In uno dei Vangeli si parla di questa stella che guidò i magi, così naturalmente un'immagine che può benissimo essere metaforica, però si è cercato di capire se non potesse essere qualcosa di reale. Attenzione una cosa, noi diciamo cometa, ma nessuno ha mai parlato di cometa fino al XIV secolo, quando Giotto ha dipinto la cometa nell'Adorazione dei Magi, perché aveva visto la cometa di Halley, cioè all'inizio del 1300... Giotto ha dipinto l'Adorazione dei Magi nella Cappella degli Scrovegni a Padova con una cometa sopra la capanna, e perché nel 1301 era, probabilmente per questo motivo era passata la cometa di Halley, l'aveva molto colpito, e da allora è nata la tradizione della cometa, che non c'entra niente con una stella, ma diciamo si parlava nel Vangelo di una stella, e che però non vuol dire una stella come la intendiamo noi, perché anticamente stella voleva dire qualunque oggetto brillante si vede in cielo, anche Venere, che è un pianeta, era la stella della sera o la stella del mattino. Quindi ci si è arrovellati per capire se fosse una pura immagine metaforica o qualcosa di vero. Tra le cose proposte c'è una congiunzione triplice, però adesso brevissimamente dico che cos'è,
tra Giove e Saturno che sarebbe avvenuta nel 7 avanti Cristo. Nel 7 avanti Cristo, oggi è noto che Gesù Cristo nacque in realtà tra il 3 e il 7 avanti Cristo, cioè le datazioni dell'anno 0 erano sbagliate di qualche anno, quindi potrebbe anche coincidere. E questa congiunzione tripla significa che Giove e Saturno furono in congiunzione tre volte nel giro di pochi mesi. Questo è possibile perché se la congiunzione fra Giove e Saturno avviene quando anche la Terra è dalla stessa parte, si dice che sono in opposizione, con la Terra e i pianeti tutti allineati dalla stessa parte rispetto al Sole, cosa succede? Si vede che Giove, muovendosi in cielo, raggiunge e supera Saturno, perché è più veloce di Saturno, essendo più vicino al Sole orbita più velocemente, e lo supera. Poi però la Terra arriva da quella stessa parte di orbita, ed essendo più veloce di entrambi, li si vede tornare indietro a tutte e due, il moto diventa retrogrado, come si dice, che vuol dire che sembrano tornare indietro in cielo, in realtà non stanno tornando indietro, loro vanno sempre nella stessa direzione, siamo noi che siamo più veloci. È come se superiamo un'auto, una macchina in autostrada, anche se viene nella nostra stessa direzione, la devo tornare indietro. Cosa succede? Quindi Giove ha superato Saturno, tornano indietro, lo risupera all'indietro, si fermano, quando poi la Terra si allontana da quella posizione si ricomincia a vedere il moto diretto e Giove riraggiunge e supera la terza volta Saturno. E questo avviene nel giro di qualche mese. E queste congiunzioni triplici avvengono ogni 800 anni. E Keplero nel 1600 circa ne osservò una e facendo i calcoli all'indietro capì che ce n'era stata una nel 7, tra il 7 forse il 6 avanti Cristo. E questa congiunzione triplice è qualcosa di notevole perché gli uomini antichi, da molto prima anche di quell'epoca, guardavano con estrema attenzione il cielo e i pianeti, le loro posizioni venivano anche interpretate in base a auspici, diciamo, di vario tipo, ma anche semplicemente astronomicamente, per esempio i babilonesi osservano i pianeti e i sumeri dal 3000 avanti Cristo. E quindi questa congiunzione non sfuggì sicuro alla cultura dell'epoca, se poi sia questo il motivo non lo sappiamo. Avvenne nella costellazione dei Pesci, e ripeto, la rarità di questo evento potrebbe aver fatto mettere in relazione questo fatto con la nascita di qualche personaggio importante e magari poi a posteriori è nata questa storia, non lo sappiamo. Davide, ti interrompo un attimo, ci sono due domande sul gruppo, magari non le hai viste perché giustamente tu parli. Una che è passata già da un po', ce l'hanno fatta gli astronomi di Cavi di Lavagna, e che qual è la stella con la luminosità più simile al Sole? Non so se intendesse in generale oppure tra quelle che hai citato tu, allora, Francesca. Sì, e la seconda invece, come si può osservare la congiunzione binocolo-telescopio? Allora, rispondo alla seconda perché siamo su Giove e Saturno, poi sulla stella magari se possiamo anche andarci un attimo così e poi abbandoniamo la zona. Sulla congiunzione, per osservarla un telescopio è l'ideale perché ingrandendoli bene si vedono meglio. Essendo vicinissimi anche al telescopio riusciamo a vederli attaccati. Il problema del telescopio è spesso che ingrandisce troppo, ma in questo caso il telescopio è l'ideale. Ma anche un buon binocolo, certamente. Un buon binocolo permette di vedere comunque i principali satelliti di Giove, il principale di Saturno, Titano e anche l'anello, se si ingrandisce non so, ecco, boh, 15-20 volte o tra 10 e 20 si comincia già a vedere l'anello. Quindi anche se avete un buon binocolo, da non perdere assolutamente. Col telescopio è addirittura unica possibilità di vedere i due pianeti nello stesso campo dell'oculare, diciamo, il 21 nei giorni immediatamente prima e dopo, poi pian piano si allontanerà. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, ci sono, come mostrato qui, i satelliti che saranno fra loro quasi molto vicini, quasi a mescolarsi fra un pianeta e l'altro, da quanto sono vicini. Bellissima configurazione, veramente, veramente imperdibile, direi. E, per rispondere all'altra domanda, fra le stelle visibili a occhio nudo, la più simile al Sole, non ne ho parlato, a parte Alfa Centauri A, che è molto simile, ma c'è una ancora più simile, ed è la stella Eta di Cassiopea, Achird è il suo nome, e se andiamo su Cassiopea, e questa è facile da trovare, ed è veramente simile al Sole, anche se, come vedremo subito, c'è una cosa che la differenzia, no? Quindi andiamo un attimo sulla W di Cassiopea, eccola qua, e adesso la mettiamo bene in evidenza, eccola. Benissimo, e c'è appunto la classica W con 5 stelle, che vedete che sono Kaf, Shedar, la stella vicino alla scritta Cassiopea, che è la stella gamma di Cassiopea,
a nomi, non diciamo non nella tradizione nostra araba, a nomi di tradizione cinese e così via. Poi ci sono Rukba e Sejin. Però c'è Akird, vedete, che vicino a Shedar, in cielo apparentemente c'è Akird e lei. Questa stella dista 19,4 anni luce. Tanto per capire, Shedar sembra di fianco, ma ne dista 228, cioè non c'entra niente, ok? Era vicinanza come tipico prospettica. E Akird è una stella di tipo solare molto simile al Sole, appena più brillante. Ed è interessante perché in realtà è una stella doppia, bellissima al telescopio. L'accompagna una nana arancione, quindi la stella principale è, fra le stelle visibili a occhio nudo, che io sappia, che mi venga in mente, la più simile al Sole di tutte. E ci mostra come apparirebbe il Sole, visto da una ventina di anni luce di distanza, come una stella debole, ma ancora visibile. Però è doppia e ha la compagna arancione, è una doppia larga, al telescopio si vede benissimo, ed è una doppia quindi anche colorata, una gialla e un arancione, quindi anche fra le doppie più belle, secondo me, per rispondere a questa domanda. Grazie. Ringraziamo come apparirebbe al telescopio. Grazie mille. Sì, la seconda componente è molto più debole, ma è abbastanza staccata e si vede proprio bene con questo bel contrasto di colori. Benissimo. Ok, io concluderei, poi se ci sono altre domande, benissimo, osservando altri, anche così come carrellata, altri temi natalizi presenti nel cielo di questa stagione. Le tre stelle della cintura di Orione sono i tre re nella cultura popolare, identificate anche con i tre re magi, questo è un riferimento natalizio, se vogliamo, nel cielo invernale. Ci sono poi, eccole qua le stelle della cintura, ci sono poi, eccole qua, due ammassi. Non so se voi preferite il presepio o l'albero di Natale, o tutte e due, o nessuno, non lo so. Io ho un debole per l'albero di Natale, devo dire, però anche il presepe è bello. E allora, ci sono sia l'ammasso del presepe che l'ammasso dell'albero di Natale nel cielo invernale. L'ammasso del presepe si trova nella costellazione del Cancro, che si vede un po' tardi, in realtà, in questa stagione sorge un po' dopo cena, insomma, e viene su poi in tarda notte, però poi nel cuore dell'inverno la si vedrà prima, ma dentro la costellazione del Cancro c'è l'ammasso del presepe, che è questo gruppettino di stelle, che si vede anche a occhio nudo. Quindi quando è buio e terso si vede una macchiolina luminosa, è l'ammasso chiamato anche dell'alveare, anche del presepe. E questo si trova circa 600 anni luce da noi, un po' più distante delle Pleiadi. E poi però c'è anche l'ammasso albero di Natale nella costellazione dell'unicorno. Nell'unicorno c'è questo ammasso che ha una sigla NGC, ma non mi ricordo quale, quindi non so adesso per trovarlo esattamente. Forse 2264, ma non sono per niente sicuro. Se vuoi provare, se no. Mentre cerchi, ci hanno chiesto se ci sono sciami di meteoriti cospicui quest'inverno. Dunque, direi che quest'inverno adesso cosa abbiamo? Sugli sciami sono, devo dire, poco. Avremo le... Beh, a dicembre abbiamo... Geminidi. Abbiamo le Geminidi, intorno al 17-20 di dicembre. Che sono abbastanza brillanti, mi sembra, è giusto? Però chiedo a te. Che sono abbastanza brillanti... Non sono numerosissime come magari sono le Perseidi d'estate, però sono molto luminose perché sono abbastanza veloci. Ecco, quindi diciamo, ecco, sono meno note perché appunto l'inverno favorisce meno magari... Stare all'aperto. All'aperto in questa stagione, però sono molto belle, ma sono molto belle perché tendono a essere abbastanza luminose, seppur un po' meno frequenti di quelle estive. Grazie mille. Allora, approfitto ancora di questa interruzione per dire a tutti i partecipanti che vi lascio in chat tutti i nostri link delle nostre due associazioni dove pubblicheremo poi i prossimi eventi, ok? Boom. Vai pure avanti, Davide. Sì, non possono rispondere, però penso che siano d'accordo. Ok. E pagine Facebook, credo che chiedono. Facebook, Telegram, siti web. Niente, ecco, ormai questo è l'ammasso albero di Natale, invece, così c'è anche lui, che si trova nello stesso complesso nebulare in cui si trova anche la famosa nebulosa Cono del
di corno, e diciamo che queste sono 2600-2700 alle luce da noi, un'altra interessantissima regione, quindi con una nebulosa massa di formazione stellare. Siamo peraltro in piena Via Lattea, quindi è naturale vedere queste regioni, e l'unicorno per lo più è una costellazione estremamente poco appariscente, e però ha questi tesori, la più celebre è la nebulosa Rosetta, ma anche questa regione è molto bella, molto interessante, quindi farà piacere sapere che l'unicorno ha i suoi tesori, alle, diciamo, bambine più grandi o più piccole che vengono a sapere del cielo quando sanno che c'è la costellazione dell'unicorno, spesso si entusiasmano. Quindi ecco, direi questo, e l'ultima forse cosa a cui accenno brevemente è che infine il Natale stesso è una festa di origine astronomica, legata ai cicli astronomici, nel senso che è la, diciamo, un'antica festa pre-cristiana, che è una festa della luce, naturalmente. Cade pochi giorni dopo il solstizio, quando la diminuzione di ore di luce, che anticamente diciamo, possiamo immaginare preoccupasse l'uomo ancestrale, che dalla luce del sole traeva i benefici, dei raccolti e così via, a un certo punto questa terribile diminuzione si arresta e ricomincia ad allungarsi la giornata, e quindi viene fatta questa antica festa di origine orientale, poi ereditata dalla cultura romana e poi dal cristianesimo, è la festa della luce, del sole invictus, quindi del sole che, non vinto dalle tenebre, ricomincia a donare più luce alla terra, e quindi lo stesso Natale chiaramente trova in questo periodo dell'anno la sua origine, di origine astronomica. Quindi vi direi che, per non annoiare ulteriormente, no, insomma, ci siamo divertiti, credo. Questo potrebbe essere, secondo me, le cose più importanti che mi sarebbe voglia di dire, però se c'è qualche domanda o qualche richiesta di qualsiasi tipo, mi rimetto con piacere a voi. Ok, quindi spazio per le domande, fatevi sotto, avete Davide a disposizione. Intanto io vorrei dire che, tutt'altro che annoiati, è stato veramente molto coinvolgente. Abbiamo fatto questa piacevolissima carrellata all'osservazione del cielo, che sicuramente ci ha coinvolto. Abbiamo scoperto anche tante piccole curiosità su tante stelle, sugli ammassi che hai citato, e sicuramente ne sappiamo di più, ci hai veramente intrattenuto e riempito la serata con informazioni interessantissime. Grazie mille. Vediamo un pochino se abbiamo stimolato la curiosità di chi ci ha seguito, e vedo che ci sono qualche cosa in chat, continuano ad arrivare ringraziamenti. E un messaggio, una domanda da YouTube: perché il sole non ha stella compagna? Questo, diciamo, certo, questo possiamo dire, chi lo sa, no? Effettivamente sappiamo che le stelle doppio multiple sono circa la metà del totale, e quindi sappiamo, diciamo, nessuno conosce i meccanismi precisi di origine del sole, cioè sappiamo come è nato certamente tutto, però i dettagli, ovviamente, per definizione, gli unici che eventualmente possono conoscerli sono una civiltà extraterrestre che all'epoca lo stava guardando, di cui non sappiamo nulla. Quindi, diciamo, era 50 e 50, che fosse singolo, 50 che fosse multiplo, singolo. Non è detto che sia un male, perché i sistemi multipli hanno orbite stabili per i pianeti, ma non tutte. Quindi potrebbe essere anche la ragione per cui ci siamo, e quindi siamo contenti così, diciamo. Ok, grazie. E c'era un'altra domanda. E a che cosa è dovuta la diminuzione di magnitudine di Betelgeuse? Allora, questa è stata discussa, ma sembra che il mistero sia stato svelato. Un'emissione di polveri. Teniamo conto che le stelle, le supergiganti rosse come Betelgeuse, che hanno quindi un raggio tra 800 e 1000 volte quello del Sole, e sono piuttosto fredde in superficie, e tendono a essere abbastanza instabili, a emettere quindi materia, perché chiaramente se voi calcolate su una dimensione tale, Betelgeuse è circa 11-12 volte la massa del Sole, diciamo, su un raggio tale la gravità superficiale è bassissima,
ok? E quindi tende facilmente a perdere materiale. E queste emissioni, essendo diciamo la stella relativamente fredda, ma poi soprattutto nello spazio freddo, si possono creare anche, diciamo, piccoli corpuscoli solidi, carbonati, eccetera, che quindi questa stella in qualche modo può anche espellere. Sembra assolutamente un ormai ritenuto che sia un'espulsione di polveri. Le polveri sono molto opache, che hanno schermato un po' la stella per qualche tempo. Diciamo anche il tempo per cui qualche mese in cui c'è stata la diminuzione è del tutto compatibile con un'emissione di questo tipo, che ci ha messo un tempo del genere a disperdersi, diciamo. Quindi si può ritenere come assolutamente plausibile questa spiegazione. Non sta esplodendo come supernova. Un mio compagno, diciamo, di lavoro dell'osservatorio, un mio collega, di fronte, quando era diminuita Betelgeuse di luminosità, era andato in estasi, no? Dicendo: finalmente vedremo la prima supernova galattica. Così, intanto ho detto: vabbè, sì, è a distanza di sicurezza, ma neanche, sì, lo è, ok, 600 anni luce, però insomma, prima di entusiasmarti troppo, diciamo, se fosse 100 anni luce sarebbe meglio non entusiasmarsi. Ma a parte quello, io no, ho detto: ma come, io ho sempre visto Orione con Betelgeuse, sì, un bello spettacolo, la scienza chissà quanto guadagnerà, ma io voglio vedere Orione con Betelgeuse tutta la vita, cioè, quindi non lo voglio più vedere, voglio vedere lì c'era, no, io parteggiavo contro la supernova e sembra che sia così. Beh, in effetti hai ragione, vedersi un Orione un po' ammaccato, sì, per qualche mese vedremo una stella luminosissima, ma poi a distanza di qualche anno ci mancherebbe qualcosa, non sarebbe più lo stesso Orione. Certo, io penso che ci sono i fenomeni notevoli che attirano l'attenzione verso il cielo, ma il cielo è bello nella sua quotidianità, secondo me. È sempre lì, è lo spettacolo più grande di tutti ed ce l'abbiamo sempre a disposizione, quindi la penso anch'io così, assolutamente. Ci sono altre domande? Bene. Direi di no, solo complimenti a te. Va bene, grazie mille. Io ringrazio tutti voi, spero di vedervi in Liguria, appena sarà possibile, sì. Ho voglia di mare, quindi quando potrò verrò a fare una vacanza con piacere a trovarvi a Genova o comunque nella vostra meravigliosa regione. Okay? Grazie, noi io ricordo a tutti la volentieri. Grazie mille. Ricordo solo l'appuntamento del 18, sempre alle 21, seguiteci sui social che vi mandiamo i link Zoom e YouTube per seguirci. Anche tu, Davide. Benissimo. Se non hai di meglio da fare. Con piacere. Va bene, grazie allora mille. Direi di ringraziare tutti, grazie di averci seguito, di aver partecipato con così tanti interventi e domande. E ci auguriamo che sia stata una piacevole serata anche per voi e arrivederci al 18. Grazie. Va grazie. Bene. Buona serata a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao a tutti.